Abruzzo, forte, gentile e autentico. Conosciamo in questo viaggio un territorio incantevole e selvaggio, nel quale vivono persone che sanno distinguersi per la loro semplicità, a tavola e nelle nuove imprese. La rete di negozi cooperativi qui da noi si è incuriosita e il presidente della Confcooperativa Abruzzo, Massimiliano Monetti, non ha esitato ad accompagnare la responsabile nazionale del progetto, Rossana Turina, ed altri rappresentanti tra giornalisti, food blogger, fotografi e futuri architetti, in quell'Abruzzo che c'è, produce e valorizza il proprio territorio. Noi abbiamo deciso di seguirli. La prima tappa del tour è ad Anversa degli Abruzzi, un meraviglioso borgo medievale incastonato nella Valle del Sagittario. Il fascino del paesaggio che la circonda è rimasto inalterato nel tempo, così come la descrisse D'Annunzio e così come Escher la rappresentò nelle sue litografie. Ad accoglierci la cooperativa di comunità Anversiamo e le sue future generazioni, pronte a fronteggiare lo spopolamento di queste aree interne e a ridare vita a questo borgo ricco di risorse. Sana, piacere. Piacere, salute. Gli architetti. Per rivista, salute. Manuela ci racconta la storia del borgo, particolarmente noto nel 600 e 700 per la produzione di ceramiche di altissima qualità, e ci mostra subito una vista meravigliosa, i parchi che circondano Anversa. La pecora, vedi? Sì, quindi sì, gli arrosti sì, sì. Cioè, capisci, è certo. Anversa degli Abruzzi è anche il punto di partenza per visitare la riserva naturale delle Gole del Sagittario. È qui che il presidente della cooperativa di comunità Anversiamo, Piercarlo Di Giambattista, ci racconta gli obiettivi comuni e ci mostra il centro visite e museo naturalistico Sorgenti di Cavuto. Che meraviglia questa quercia! Cos'è questo posticino? Allora, questo posto è l'area d'ingresso della riserva. Ricca di fonti di acqua purissima e di specie rare di flora presenti nel giardino botanico, la riserva stupisce tutti, dal Piemonte alla Lombardia, alla Campania fino all'Olanda. Cosa ne pensano i nostri ospiti di tutta questa bellezza? Si scherzava prima dicendo che gli amici di Milano si sentono quasi intossicati da tutta questa purezza dell'aria. E direi che questa è una battuta importante e significativa riguardo a questo magico posto. Dove nasce una sorgente d'acqua nasce la vita, quindi è un posto dove nasce la vita. Stupendo. La campagna è poetica. Beh, è un po' un ritorno alle origini, perché in fondo io lavoro davanti a un monitor 8 ore al giorno, però nasco in un ambiente rurale di campagna perché i miei fanno gli agricoltori e quindi è un ambiente che mi ricorda l'infanzia, un ambiente totalmente libero dall'azione umana, no? Anche se l'azione umana c'è, perché ci sono cooperative che per fortuna proteggono questi luoghi, però riescono comunque a preservarli così che trasmettano tutta la loro naturalità. La cosa che ha più colpito per esempio i miei studenti è che normalmente in una grande città devi aspettare l'alba per poter fare delle foto più o meno prive di molto traffico, di molta confusione. Qui in qualunque ora del giorno si possono fare delle foto in cui la componente umana, la componente è molto misteriosa. Ed è una dimensione che va compresa, va capita e va anche assaporata. Un'oasi di verde, di armonia, di pace, è proprio un posto che penso che ai olandesi piacciono moltissimi, perché c'è la natura, il rumore dell'acqua, le montagne, un bellissimo borgo qui vicino. Escher passava qui, insomma. Tutto bello, è da venire e da raccontare quanto è bello. Un'oasi di armonia e di pace. E prima che il sole decida di tramontare, chiediamo al presidente della cooperativa di comunità Anversiamo con quale spirito venire qui ad Anversa degli Abruzzi.
lo spirito del viandante. Venite come viandanti, non venite come turisti. Qua non c'è un'industria turistica, questa non è Rimini, non è la Toscana. Questa è un'altra situazione, quindi che ha altri tempi, che racconta altre storie, che veicola altre emozioni. Quindi essere viandanti, essere curiosi ed essere soprattutto innamorati della bellezza. L'ospitalità in questo borgo si esprime al meglio, anche a tavola. Una confettura di susine o se no della giardiniera, e questo è il capofiore, veramente basta, però comunque tutto fatto da noi. Ecco, dalla coltivazione alla trasformazione e anche al mangiare. Nuovo giorno, una nuova meta da scoprire. Il verde, la vegetazione, no? Perché vedi delle tonalità di verde. Tutte diverse. Esatto, cioè sembra proprio un quadro. Prima di andar via, un saluto alle pecore e Olga decide di adottarne una. Questo è tutto l'Abruzzo, che è bellissima, perché c'è tutta questa natura, gli animali, l'autenticità delle cose, dei luoghi, bellissima. La nostra ospite olandese è già innamorata dell'Abruzzo e il presidente Monetti ci ricorda quanto siano importanti i prodotti agroalimentari per il turismo, ma soprattutto per sviluppare economia. Il motore principale che spinge gli abitanti di un borgo ad unirsi in cooperative di comunità e a mettersi in rete tra loro. Emanuele è stata molto gentile perché sono stati anche dei bei omaggi, oltre a tutto quello che abbiamo fatto. È stata gentilissima. È stata una bella esperienza, ma soprattutto anche servirà a rafforzare la rete delle cooperative, perché insomma anche in questi giorni per organizzare questi passaggi ci siamo sentiti, abbiamo progettato, e quindi è un modo per lavorare insieme sempre meglio. Aggiungiamo un altro mattoncino, un altro pezzo, la rete si costruisce con queste esperienze, piano piano iniziando a testare materialmente le azioni. Tutti pronti a partire per la prossima meta. Dritti verso Corfinio. Che rimanessi qui. Credo che anche lì si mangi bene.